Questo è il Dipartimento di Stato americano a Washington. Al quinto piano dell'edificio è situato il centro nervoso di questo importante organo del governo degli Stati Uniti, il reparto comunicazioni. Da qui per 24 ore al giorno passano i dispacci in arrivo e in partenza per i punti più irrequieti del mondo. La Corea, Tokyo, Berlino, Trieste. La notte del 9 aprile 1950 giunse un messaggio sulla linea diretta da Bucarest. Dopo il cifrato giunto dalla Corea che annunciava l'avvenuto passaggio del 38° parallelo, non si era più ricevuto un messaggio tanto importante. Il suo argomento era il progetto Semper. Signor Buttrick, un cifrato importante in arrivo. Mi mandi Loop in sala comunicazione. Sì, signore. Signor Loop, signor Buttrick la vuole subito in sala comunicazione. Va bene. Pronta, telescrivente? Sì, signor Bartoli. Conversazione cifrata con l'ambasciata di Parigi. Sì, signore. Progetto Semper, Parigi da Washington. Trasmette Bartoli. Pronto, Parigi? Necessita urgentemente ottimo corriere. Deve possedere grande esperienza. Missione importantissima. È un preciso ordine del ministro. Che ora è a Parigi? Sono le 7:26. Kells sarebbe adatto. Mandate Kells. Dovrà essere armato e gli vengano date le seguenti istruzioni. Che vola. Mi piace che lo faccia lei. Già. E poi come faccio? Dovrebbero incatenarli ai polsi i documenti, come nel Medioevo, almeno potrei dormire. Fra 5 minuti, vero? Più o meno. Siamo sulla rotta d'atterraggio. Monsieur Kells. Salve. Merci. Kells. Ah, signor Chenery, come va? Ciao, Bill. Ciao. Bill è qui per rilevarla. Ah, grazie, grazie. Questa è una buona notizia. Che cosa c'è per aria? Non lo so. È veramente molto gentile da parte sua. Per risparmiare i ringraziamenti, lei riparte subito.
Dimmi che sto scherzando. Bisogna fare presto, l'aereo è pronto a partire. Senta, vuol mettere il bagaglio del signore sul numero 7? Ciao, Bill. Buon viaggio, vai. Se io ricordo bene, lei conosce Carew della nostra legazione a Bucarest, vero? Sam Carew? Certo, siamo stati insieme 3 anni in marina. E quale di questi 3 è Carew? Dice sul serio? Sì, sul serio. Questo? Va bene. Deve prendere contatto con lui alla stazione ferroviaria di Salzburg. Arriverà con l'espresso da Rembert. Dovrà prendere ciò che lui le darà e partire immediatamente in volo per Washington. È armato? Armato. Adesso è armato, la missione è delicata. Il bollettino dà tempo buono, quindi potrà recuperare un po' di sonno. Auguri e cerchi di scusarci. Va bene, signor Chenery. Un altro bel viaggetto in aeroplano è quello che mi ci vuole. Oh, buongiorno, Monsieur Kell. Buongiorno, Didi, e non mi svegliare finché non siamo a Salzburg. Va bene. Bonjour, madame. Non ce n'è un altro? Oh, mi dispiace, signora, ma questo è l'unico posto libero. Ma quel signore vuol dormire, mi dispiace disturbarlo. Oh, purtroppo è necessario, signora. Bene, se non ce ne sono altri, pazienza. Mr. Kay? Ah. Questo posto è occupato. Mike Kells dormiva tranquillamente sull'aereo che lo portava a Salzburg. La persona che la doveva incontrare era sull'espresso di Arelberg, ancora dietro la cortina di ferro. Il treno si stava avvicinando all'ultimo posto di controllo fra la zona sovietica e quella americana. Sam Carew, con i documenti relativi al famoso progetto Semper, occupava uno scompartimento sul vagone letto da Bucarest. Ha un fiammifero? Sì, signore. Significa la viva. Oh, per aiutare. Permesso? Oh, mi scusi. A che ora più o meno saremo nella zona americana? Alle 10:30 circa, salvo imprevisti. Grazie. Che le porti il caffè? Ma allora ho dormito come un vero angioletto. Ma sono mortificato, non me ne ero proprio accorto, ero talmente stanco. Ha fatto benissimo, ha risvegliato i miei gli istinti materni. È gentile a prenderla così, ma quanto... Oh, santo cielo, abbiamo mezz'ora di ritardo. Mezz'ora? Se l'ama l'aspetterà.
Ma è un treno. Oh, un treno. Ci vogliono 20 minuti dall'aeroporto alla stazione. Guardi, io scendo a Salzburg e ho una macchina molto veloce che mi aspetta. Oh, no, no, assolutamente. Ma vado in centro, è tutta strada per me. Però non faccia delle supposizioni. Anche lei è americana? Sì, però non lo faccio per patriottismo. È che io sono tenera di cuore. E tenera di spalla. Ah, grazie. Mi chiamo John Ross. Michael, vediamo un po'. New York? San Francisco? Richmond, nell'Indiana. Sta scherzando? Per niente. Sono campagnola, pazienza. Ma chi l'avrebbe detto? Accidenti. Sa che forse l'accetto quel passaggio? È stabilito, non ne parliamo più. Si impara sempre a questo mondo. Lei poco fa mi ha sorpreso. Due orologi. Non sono troppi? Ma col mio mestiere... Forse ha ragione. Lei non bada al tempo? Io? Io non so nemmeno che cosa sia il tempo. Vado di qua e di là, senza un orario. Deve essere magnifico. Sì, abbastanza. Adesso vado a passare 10 giorni a Salzburg. C'è il festival. Mozart eseguito da 100 archi. No, 100 archi. Perché non le piacciono gli I archi? I violini, ma poi perché tanti? Un violino sì, mi piace, specialmente nella musica zigana. Salzburg è una specie di pellegrinaggio romantico. È uno dei posti dove sono stata con mio marito. Questo è un colpo per me, signora. Veramente non volevo darle un colpo. No? No? Si rassicuri, sono vedova, signor Kells. Gliel'avevo detto, siamo in anticipo. Come posso ringraziarla? Ah, non è il caso. Lei ha un servizio di tassi molto elegante. Senta, non c'è proprio speranza che lei cambi parere. Farò la figura della scema se resterò vicino al telefono tutto il giorno, aspettando che suoni. Vede, io devo parlare con questa persona e poi sarò occupato lo stesso. Non credevo di poter odiare tanto il mio lavoro. Sono molto grato, è stato un piacere. Davvero? Anche il tempo che per disgrazia ho dormito. In un mondo di fiori, di visone. E senza tempo. Malgrado 2 orologi. Avrei sopportato anche gli archi per lei. Non sarebbero stati archi, ma soltanto un violino e niente Mozart. Beh, come le ho detto, viaggio spesso per l'Europa. E se lei ci ritorna... Senz'altro, ma non lo diciamo. Va bene. Auguri. Sigarette recenti. Mi dà un caffè. Cavolo.
È solo, signore? Sì. Si accomodi, prego. Ha nulla in contrario, eccellenza? Mi dispiace, ma aspetto delle altre persone. Oh, mi scusi. Venga, signore. Ha nulla in contrario, signorina? No, prego. Sam. Mi scusi, io...
hanno assegnato un posto nel suo scompartimento. Mi dispiace molto di disturbarla. Per carità. Le dà noia se fumo? No, no. Una sigaretta? No, grazie. Come mai non si accende? Non c'è corrente? Ah, questo servizio ferroviario è un vero disastro, non si preoccupi. Che succede? Non so, signore. Ora vediamo. Lei conosce quest'uomo? È Samuel Carew, della legazione americana a Bucarest. Oh, è un americano. Mi dispiace molto. È completamente maciullato. Era già morto quando è caduto. Io sono Kells, del Dipartimento di Stato americano. Il treno deve rimanere qui e bisogna fare immediatamente un'inchiesta. Ma, signor Kells, non è possibile questo. Le assicuro che inizieremo l'inchiesta appena saremo partiti e che avviseremo le autorità americane appena sarà possibile. Ma adesso, purtroppo, la linea deve essere sgombrata. Beh, io rimango qui. Faccia scaricare subito il mio bagaglio. Certo, signore, lascio qui un impiegato a sua completa disposizione. Muller, tu resta qui, noi andiamo. Io sono a sua disposizione, c'era un posto di polizia militare all'altra fermata, chiamo qualcuno. Ah, grazie. La galleria deve essere la strada più breve, io vado. Bene. Potrebbe essere omicidio. Ma perché? Lei ha dei dubbi? Succede che i treni facciano delle fermate fuori programma, che gli sportelli dei vagoni restino aperti e che la luce venga a mancare. All'oscuro ci si può non accorgere. Hanno combinato tutto per far credere a una disgrazia e in zona americana per farla più pulita. Colonnello, non c'era sangue. Ma dove? Dove abbiamo trovato il corpo di Sam. Ora mi dica lei, quando un uomo è maciullato da un treno ci deve essere del sangue. Quindi Sam non è morto cadendo dal treno, ma molto prima. Venga un po' di là. Lei ha molto spirito d'osservazione, Kells. È essenziale nel nostro mestiere. Spero che abbia anche delle altre qualità, perché ne avrà bisogno. Carew è morto, ormai non possiamo farci niente. Però bisogna scoprire chi lo ha ucciso. E per questo dobbiamo sapere perché è stato ucciso. Colonnello, le fodere sono state aperte e poi ricucite in fretta. Sì, le presento Ernie, Mike Kells. Piacere. Piacere. Oggi per telefono ho controllato con Washington tutti i documenti che aveva Carew. Ne manca uno solo, quello più importante. Quello che Carew doveva consegnare a lei alla stazione di Salzburg. Dov'è adesso? Ma le ho già detto che... Sì, me l'ha detto, ma dov'è adesso? Spero che lei non immaginerà... Io non immagino niente, io osservo i fatti.
E il fatto che un documento così importante per il nostro governo manchi è grave. Oh, lo so che Caruno gliel'ha dato, altrimenti ci sarebbe lei su quella tavola. Ma anche così siamo sempre al punto di prima. Secondo me è facile immaginare dov'è. È proprio certo che siano riusciti ad averlo? Ma no. Beh, nemmeno io. Kells, io so che lei fa il corriere diplomatico, che è molto quotato. In 6 anni non ha mai fallito una missione, vero? Questa sarebbe la prima volta. Io voglio recuperare quel documento, se non è nelle loro mani. E io che cosa c'entro? Io faccio il corriere, non l'agente segreto. Lei crede che quella ragazza sia coinvolta nella faccenda come quei due che la seguivano? Guardi, Sam ha avuto il telegramma prima di quella fermata imprevista. Ha parlato con la ragazza e poco dopo è morto. Sarebbe indispensabile ritrovarla. Lei la riconoscerebbe? Non me la dimentico più, quella. C'è un aereo da trasporto pronto che la può portare a Trieste prima dell'arrivo del treno. Lei potrebbe avere una conversazione molto interessante con quella donna. Mi dispiace, colonnello, lo farei, ma lei sa com'è, ho i miei ordini. Quanto a questo sono già d'accordo con Washington. Se si tratta di altre considerazioni, certo, lei non è obbligata. È vero che Sam era suo amico, ma questo non vuol dire... Un momento. Lei vuole che vada a Trieste, aspetti il treno e parli con la donna. Esatto. Allora non perdiamo altro tempo. Come raggiungo l'aeroporto? Con la jeep? Ho pronto un taxi e un autista fidato. Tenga, avrà bisogno di valuta italiana. Me la posso far dare al consolato? No, prenda questa. Mi dispiace di non poter ascoltare la conversazione che avrà con la ragazza. Sì, ma come ci teniamo in contatto? Ci penserò io a farmi vivo. Lei mi trovi quella ragazza e le parli, capito? Con vero piacere. Grazie. Non vorrei essere al suo posto. Che cosa? Lei non lo manda a trovare la ragazza. Potrebbe averla qui fra un'ora se la volesse. Lo manda laggiù come un richiamo per sapere se gli altri hanno il documento. È la sola traccia che ho in questo maledetto pasticcio. Non stiamo giocando a ping pong. Dammi la baciata a Parigi. Beh, comunque non vorrei essere al suo posto. L'altro l'hanno ammazzato. Ernie, prima di venire qui al controspionaggio, quando eravamo ai Commandos, quante volte hai visto sacrificare un uomo per cercare di salvare la vita di altri 1000? Già, ma glielo dicevamo. Perché? Sarebbe meglio se lo sapesse? Non puoi andare più forte? No. Avanti, avanti. Sì, signore. Avanti, corri. Corri. Diplomatico, mi dà un passaggio all'aeroporto. Che cosa le è successo? Ah, è lei? Sì, ha fatto bene a buttarsi, incominciavo a preoccuparmi. Niente. Al contrario, saranno continuamente sorvegliati. Ha capito? Loro seguono la quaglia e noi seguiamo loro. Io sarei la quaglia? C'è arrivato. Bella posizione. Senta, Kelsey, il colonnello nei pasticci. Sì, sì, lo e so. E questo lo dimostra so. Che non ce l'hanno ancora il documento. Che cos'è? La bionda. Quella del treno? È veramente quel che si dice, un tipo. Ma come mai è nella mia tasca? Ah, non lo sa. Andiamo, ed è la data lei, non faccia l'ingenuo. Può darsi. Oppure ce l'ha messa Sam quando mi ha urtato nel corridoio. Oppure uno di quei figuri quando è mancata la luce. No. La
quanto pare a Trieste le hanno già fissato la stanza a sua insaputa. Così almeno Cegol saprà dove trovare il corpo della quaglia. Tante di città, ma è la prima volta che vengo a Trieste. È una città interessante. Quello che durante la guerra erano Lisbona e Istanbul, adesso è Trieste. Spionaggio contro spionaggio, informatori, titini, antititini, stalinisti, antistalinisti. E in più 10.000 soldati inglesi ed americani, una popolazione simpatica ed entusiasta e marinai d'ogni paese. Il mondo in una città. Nessuna notizia dal campo? Ah, questo le volevo dire. Un tassi le aspetta. Quanto ci vuole per andare alla stazione? Dipende dall'autista. Signore, non potrebbe dirmi il nome? Non lo so il nome della signorina. Mi dispiace. Ci sono stanze riservate per qualcuno che non è ancora arrivato? Vediamo. Dovrebbe aver riservato una stanza il signor Carew, Samuel Carew. Sì, ha riservato una stanza. Doveva arrivare col rapido, ma ancora non si è visto. E non c'è anche una stanza riservata per una signorina? Ah, sì, sì, c'è una stanza riservata per Miss Janine Betty. Janine? Sì, potrebbe essere lei. Beh, l'unica cosa che posso fare è aspettare. Se questa signorina o qualcun altro chiede di me, mi chiami. Anche se di notte mi chiami. Senz'altro. E mi scusi, quanto tempo si trattiene, signore? Beh, dipende. È qui che ritrovate le persone perdute? Dipende tutto dall'età e dal sesso. Ebbene, una ragazza. E questa ragazza si sarebbe perduta. Pete, pensa che fortuna chi l'ha ritrovata. Mamma mia! Che bello! Aspetta un po'. In che relazioni ha con lei? In che relazioni? Devo ancora entrarci in relazione. Insomma, perché la vuole rintracciare? Mi chiamo Kells, corriere diplomatico. La devo rintracciare per incarico del colonnello Cegol relativamente alla morte di Carew. Ma è un segreto. Perché coinvolta? Beh, abbiamo questo sospetto. Allora, per questo se l'è squagliata. Che cosa? A 30 chilometri da Trieste facciamo il controllo dei passeggeri sui treni. E lei durante l'ispezione dei passaporti, prima che potessimo riaverci dalla sorpresa, se l'è data a gambe. Non è questa? Sì, è proprio lei. Janine Becchi. Sì, ma il passaporto è falso. Se la trova ce la faccia sapere subito. Qui dice che fa l'antrenello. Chissà che non abbia avuto la faccia tosta di farsi assumere in qualche locale. Abbiamo cercato dappertutto, ma nessuno l'ha più vista. Grazie. Presto. And when I feel my heart begins to beat, to beat, to beat, to beat, to beat the band. Ay, 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 see, 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 see. Ay, 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 see, 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 the one for me. Sono lieto di constatare che sapete apprezzare la vera arte.
E visto che parliamo di arte, ho l'onore di presentarvi Betty Davis. Allacciatevi la cintura. Sarà una notte movimentata. Senta, suonate la mia canzone. Lo sapete fare qui un buon gin fizz? Certo, signore. Ordinane due, caro. John! Meno male che hai riconosciuto la voce. Ma io credevo che... A Salzburg ci sono stata ben due giorni. Lunghissimi e tristi. Tesoro, hai sentito? Ti ho chiamato tesoro. Sto facendo progressi. E tu hai fatto progressi, amore? Se tu sapessi che progressi... Ma in che albergo sei? All'Imperiale. Dove? Io sto all'Eccelsior, vieni lì anche tu. Ah, no, io devo stare all'Imperiale. Vengo io, no? va bene, meglio mettere le carte in tavola. Quando sono partita ti assicuro che non avevo intenzione di innamorarmi. E perché mi sono innamorata di te, poi? Conoscendoti meglio potresti non piacermi. Ma da quando ci siamo lasciati non ho pensato che a te. Ho telefonato a tutti e finalmente dall'ambasciata di Parigi mi hanno detto che eri qui. Ai, che erano le 11:45 l'altro giorno quando te ne sei andato. Che ora è adesso? Guardali tutti e due. Sembrerebbe. Sono le 11:45 esatte. Allora ricominciamo da queste fatali 11:45, oppure no? Joan, non c'è cosa che io desideri di più, ma sono nei pasticci adesso, sono, come dire, legato. Mike, dimmi la verità, sei con una donna? No, ma la sto cercando. Eccola qui. Bene, allora non c'è proprio niente da fare. Scusami se t'ho annoiato. Ma che? Me ne dispiace. Ma stavo scherzando. La cerco, sì, ma per conto di un mio caro amico. Gli ho promesso di trovarla e di parlarle. Devi proprio trovarla stasera? Stasera credo che non mi sarà possibile. Oh, amore, esploriamo la città insieme. Dicono che Trieste sia un posto terribile. Sembra che ci sia un vento che si chiama Bora che butta la gente per terra. Ci potrebbe portare Gin Fizz, almeno quel cameriere. Non somiglia certo alla Bora. Guarda lui. Che io sono con quelli là. Sono più noiosi di te ma più gentili. Quindi devi inventare qualche bugia. Specialmente per quello lungo. È comandante fino al midollo e crede di comandare anche al mio cuore. Ma faccio presto. Tesoro, puoi aspettarmi due minuti? Sì. Per me è un sacrificio. Sono proprio così. Signore, vuole comprare un orologio? No, grazie, ne ho già uno. Ma non questo. L'ho avuto da una persona molto interessante, in uno dei quartieri vecchi. Chi te l'ha dato? Otto, via Capitolina. Otto?
Chi è? Che cosa vuole? Chi è lei? Sono un amico di Sam Carew. Non abbia fretta, mi specchi. Posso aspettare? Lei è Mike Kells. Esatto. Mi scusi, entri pure. Sembra contenta di vedermi. Entri, per favore, signor Kells. Non c'è bisogno di chiudere, mi spettichi, non ho portato nessuno con me. E neanche con me c'è nessuno, se è di questo che ha paura. Date le circostanze, non le dispiace, se me ne assicuro, vero? No, però sono sorpresa. Piacere. La prego di credermi, siamo in grave pericolo. Le avevo mandato Cerenko, non le ha fatto l'imbarcare. Un tipo magro, piccolo? Sì, gliel'avevo mandato per dirle che avevo bisogno... Se n'è andato in fretta. Poi ho scoperto che avevo un appuntamento con la morte. Che cosa? Già, c'è stato un piccolo errore di tempo. Mi dispiace informarla che la macchina ha investito lui invece di me. Lei crede che io volessi farla uccidere? Visto che lei ha fatto ammazzare anche Carew, lo trova tanto straordinario? Lei sta facendo un grave errore, signor Kells. Sam era mio amico. Lo amavo. Allora questo faceva nel suo scompartimento poco prima d'essere ucciso. Ti lasciava amare. Ma chi crede che io sia? È proprio per saperlo che sono qui. Chi me l'ha messa in tasca? Ma da chi l'ha avuta? Me l'ha fatta Sam. Non le ho chiesto chi gliel'ha fatta, ma chi me l'ha messa in tasca, lei? No. Chi allora? Non lo so. È la calligrafia di Sam. Deve essere stato lui. A che scopo? Perché lei ci venisse e potessimo incontrarci. Io e lei? Sì, mi aveva detto di mettermi in contatto con lei in caso di bisogno. Ma lei è sceso dal treno poi e allora sono scappata. È scappata perché la cercavano per via del passaporto falso. Ma mi credo una bambina. No, Miss Petkey, no, no, per niente. E dove ha preso questo? Sul cadavere di Sam, per caso? Era parte della sua paga? È implacabile. Sì, sono implacabile. Ma Sam è morto. E sapesse mia donna... Ma andiamo via, non racconti queste storie. È lei che l'ha fatto ammazzare. Lei! Ma perché mi dovrebbe credere? Anche lei! Mi fa impazzire con le sue domande, le sue accuse, i suoi insulti. E non mi dà il tempo di rispondere. Prenda pure tutto il tempo che vuole. Ascolti l'organo, le verrà l'ispirazione. Voi americani non avete mai dovuto vivere con la vergogna di avere il nemico padrone in casa vostra. Pregate il cielo che non vi succeda mai. Veramente non ci limitiamo a pregare. Non resta molto da fare, sa, quando succede una cosa del genere. O ci si rassegna passivamente o si fa qualche sciocchezza. E allora ci uccidono o ci mandano in campo di concentramento con la famiglia. Oppure si collabora. È soddisfatto se le dico che ho collaborato anch'io? Un po' di verità per cambiare. Va bene, ho collaborato. Ho lavorato per loro, ma perché me l'ha detto Sam? Per quasi 4 anni ho lavorato con Sam come agente, come spia, se preferisce. Facevo finta di fare la spia per conto loro. Avevo fatto un patto con Sam. Io volevo la libertà. Lui fu tanto generoso da rispettare in pieno il nostro accordo. E nessuno lo obbligava. Perciò mi portò su quel treno con lui, con l'intenzione di farmi andare in America. Ma adesso l'hanno uccisa e io... non so più cosa fare. È una gran bella storia se l'ha inventata. Ma è più bella se è vera. Si metta nei miei panni per un momento. Ho sperato tanto di trovare questo Mike Kelsey, che era amico di Sam e che doveva aiutarmi. Ma come può credermi? Nessuno mi potrebbe credere. È inutile sperarlo. Io vorrei crederle. Farei una meschina figura se quello che mi dice è vero e se io... Senta,
Se lei era un agente di Sam, sarà in condizione di spiegarmi alcune cose. Perché ha cercato di evitarmi? Perché sapeva che quelli erano sul treno, li ho riconosciuti io e l'ho avvisato subito. Ma loro avranno riconosciuto lei? Sì, ma credevano che fossi lì per fare la spia a loro favore, ai danni di Sam. Io non ho parlato con loro. Non immaginavo che lo volessero uccidere. Sentami, Spetti. Se lei era con Sam, deve sapere dov'è la cosa che mi doveva dare. Che cosa? Non aveva documenti con sé? Documenti? Sì, se lavorava con Sam, lei lo saprà. Sam non mi aveva parlato di nessun documento. Davvero? Lei lo sa. Oh, lei mi ha tirato qui per scoprire se i documenti li abbiamo noi. No, io le ho detto tutto quello che so. Io vorrei crederle, ma lei non mi aiuta affatto. Mi dispiace perché per questo Sam mi ha dato l'orologio. Mi disse, se hai bisogno d'aiuto, vada Mike, dagli l'orologio e capirà che ti mando io. Me lo dia un momento. Questo segno sulla cassa l'ha fatto la scheggia di un proiettile quando affondò la vostra nave e voi due siete stati 10 giorni senza acqua sulla zattera in mezzo all'oceano. E quando credeste che fosse finita, pregaste come bambini alle ginocchia della madre. Lo diceva sorridendo, dolcemente, per dimostrarmi che la paura della morte può fare di un uomo un bambino. Sì, solo Sam può averle detto queste cose. Ah, ma non mi ha detto solo questo. Mi ha detto anche quante ne avete fatte, come quella volta che eravate sbarcati a San Francisco, che vi avevano messo dentro, ma che il giudice era una donna, allora si è commossa e ve la siete passata liscia. Mi parlava tanto spesso di lei che io credevo di conoscere lei, che è quasi come conoscevo lui. Le voleva bene, come se ne può volere a un fratello. Va bene. Io le voglio credere. Sarò uno stupido, ma le credo. Farò tutto il possibile per lei. La porterò dal colonnello Cegol e gli dirò che... Stanno arrivando. Chi sta arrivando? Esca dalla terrazza, presto. No, io voglio restare, sono curioso. Io so come tenerla a bada, quella gente. La prego, vada. Tenga. Che cosa hai saputo? Saputo? Siete venuti troppo presto. Ehi, sveglia! Sveglia! Kells! Kells! Ehi, Mike, sveglia! Avanti, su! Andiamo! Andiamo! Forza! Uno sforzo! Avanti! No. Ecco! Ecco fatto! Scusi se sono arrivato tardi. Non fa niente. Ma dov'era lei? Aspettavo che lei trovasse la donna, però ci ha messo molto. Noi l'avevamo già trovata da 2 giorni. Potevate dirmelo. Volevamo allora vedere che cosa l'avrebbero fatto. Beh, non sono stati molto gentili. Ma d'altra parte non si sono mai vantati di essere gentili. E dov'è la ragazza? Cosa importa? Non vorrei che l'avessero... È stato quello dell'orologio che le ha dato il suo indirizzo, eh? Prima di andare a finire sotto la macchina? Sì, l'avevo mandato lei con l'orologio per dirmi che aveva bisogno d'aiuto. E come mai aveva l'orologio di Caruso? Colonnello, ci siamo sbagliati su quella ragazza. Davvero? Completamente. Non è affatto una di loro. Lavorava per Sam, come agente. Gliel'ha detto lei, eh? Ma è la verità. Mi ha detto cose che può aver saputo solo da Sam. Pensi che ha lavorato per lui per 4 anni. Molto interessante. Ma cosa c'è? Ha preso la cartella? Ma aveva detto di tenerla pronta, no? Gliela faccio vedere. Adesso gli viene una crisi isterica. Legga e impari. Che c'è? Un riassunto delle attività di una nota e provata agente sovietica. Ce l'ha mandata a Bucarest.
Mica Janine Detke. Mi dispiace di darle una delusione, ma è nella lista degli agenti avversari da parecchio tempo. Vuol sapere chi ce l'ha messa? Adesso non mi vorrà dire anche che è stato Sam. Proprio lui, ma com'è possibile? Non se la prenda, Cassie, non c'è dubbio che è una donna molto attraente. Ma quasi tutte le donne perverse lo sono, perciò riescono ad essere perverse. Io me ne ricordo una a Lisbona durante la guerra. Zitto, Ernie. E che altro le ha detto? Le ha parlato dei documenti? Ho paura che dalle mie parole abbia capito che ricerchiamo. Non importa, lo sanno già, ma niente altro, eh? Solo la triste storia. Allora non le resta altro da fare che accusare il colpo e incassare. Non sarò contento finché non avrò trovato quella spudorata. Beh, cercheremo di fare in modo che lei non la debba più rivedere. Ha ragione lei. Mi rimetta a fare il postino. Ma se fa benissimo. Vuol vedere chi è andato dalla ragazza appena lei è uscito? Ernie? Faglielo vedere. Kazumi Platov, capo del servizio informazioni sovietico per l'Europa. In fondo siamo noi che li abbiamo fatti incontrare. Darei un occhio per sapere che cosa si sono detti. Che aspettate voi a mettere il microfono in quell'appartamento? Ma se non va mai fuori, hanno lavorato un po' stamattina mentre era al mercato. Quando smetterà di fare quella vita da monaca? Beh, datevi da fare, voglio sentire ogni parola che dice. Voglio sentire quando respira. Che pazienza ci vuole però. Els, quando mi hanno autorizzato a servirmi di lei, mi hanno specificato di informarla della situazione. Prenda nota del fatto che hanno già ucciso un nostro funzionario. Questo è già grave perfino per loro. Vuol dire che la mia pelle è in pericolo? No, per il momento hanno interesse quanto noi che lei continui a vivere. Ma se trovassero il documento, se ritenessero che lei sia loro d'ostacolo, non esiterebbero. Perlomeno vorrei... È naturale che voglia sapere... Cos'è questo documento? Che roba è? Sono stato autorizzato a dirle anche questo. Sam si era impadronito del piano completo d'un eventuale conflitto, compresa la data d'invasione della Jugoslavia. Lei capisce il valore del documento. Per Harbour è elevata al quadrato. E capirà che averlo significherebbe risparmiare la vita di migliaia di uomini e che quindi Washington non può preoccuparsi se due uomini ci rimettono la pelle. Può darsi che Carussi sia sacrificato coscientemente. Ne era capace. Speriamo che non sia stato invano. Doveva aver trovato un metodo per passare il documento. Microfilm. Potrebbe essere nell'orologio. Nell'orologio ma di no, sé, ma io... è impossibile che Elsie in questo caso non gliel'avrebbero mandato col primo venuto al solo scopo di farlo andare a casa della ragazza. Già è vero. Parliamo di qualche cosa di più concreto, eh? Chi è la signora? Quale? Quella del locale, quella che le ha ferito il cuore, a quanto pare. Visto che sa tutto, me lo dica lei. Si chiama Joan Ross? Esatto. È vedova? Sì, di un funzionario del Dipartimento di Stato. Clark Ross, console di terza classe, si è suicidato. In circostanze misteriose, ma niente contro di lei. E cosa fa? Passa il tempo a divertirsi. È un bel mestiere, che cos'altro sa? No. Nata a Richmond, nell'Indiana, l'ho conosciuta sull'aereo da Parigi. E... sì, tanto lo verrà a sapere, ho dormito sulla sua spalla. E adesso lei vorrebbe dormire sulla sua, eh? La inviti a colazione? No, niente da fare. Perché vuol mettere nei guai anche lei? Kels, in questo mestiere creare una falsa pista è importante quanto trovare una pista buona. Più gente lei vede, più probabilità avranno i nostri avversari di commettere errori. Perché dovranno fare indagini su qualunque persona con la quale lei... No, io ci sono perché è il mio dovere, ma lei è una donna. E fortunatamente ce l'ha anche con me, l'ho piantata ieri sera. Questo non fa che renderla più interessante. La troverà all'una esatta al Caffè Nazionale. L'ho telefonato io da parte sua. Ma lei non ha scrupoli? È un'americana, sì o no? Che faccia qualcosa per il suo paese. Divertiamoci pure, caro. Godiamoci la vita. Ma se vuoi prendermi in giro, guarda che te ne pentirai. T'ho detto che era una questione di lavoro. Di notte t'ho chiamato al telefono fino alle 3. Dimmi la verità, chi è la ragazza? Con chi ti sei legato? Joan, ti ho detto di stare lontana da ma me. Ma non posso, è troppo tardi. Tu hai incominciato col suscitare in me gli istinti materni e adesso hai messo in movimento tutti gli altri. E tu sei indifferente invece. Davvero non senti niente per me? Sicuro che sento. Sul serio? Sì, sento che sei bella, intelligente, piena di vita e voglio assolutamente che tu rimanga così. E l'unico modo è che tu stia lontana da me.
Ah, ma non andare in collera. Ho un programma magnifico per oggi. Prima faremo un bel giro in barca a vela. C'è una brezza deliziosa. O se preferisci andremo in macchina al castello di Miramare, quello che aveva fatto costruire Massimiliano per Carlotta. Adesso c'è il comando militare, il giardino è meraviglioso. Mike, a cosa pensi? Penso a te. Lo spero. Guarda che stasera do un cocktail per te. Ho invitato pochi amici. Sono simpatici i triestini, quelli li conosco. C'è anche il comandante. Vieni che te li faccio conoscere. Voglio che ti vedano. Ah sì, con piacere. Vai intanto, io pago il conto. Ciao, va. Buongiorno, comandante. Buongiorno. Ti voglio presentare un mio caro... Eppure avevo un amico. Grazie. Ci avete abbandonato. Celebre Carmack, George, George, Celebre Carmack, George. Ehi! Ha poi trovato quella ragazza che cercava? No, non ancora. Anche noi la stiamo cercando, se la trova ci avvisi subito, eh? Non dubito. Buonasera, signor Kelly. Tenga. Aspetti. Faccia pure come se fosse a casa. Una cosa devo riconoscere, che lei questo mestiere lo fa rendere. La sua vedova le ha telefonato 10 volte in un'ora. Veda un cocktail e io non voglio andare. Non lo tratti male, però casomai ci vado io. Pronto? Sono rientrato in questo momento. Ma in questo momento non posso venire. Ti telefono. Che cosa ti è successo? Ma che cosa? Va bene, sta calma, adesso vengo subito. E non voleva andarci. Ah, quel maledetto cieco, lo dicevo io, le è successo qualcosa. Che cosa? Vado da lei appunto per farmelo dire. Allora è proprio una questione di dovere. Che bel dovere. Che c'è? Che è successo? Non me lo vuoi dire? Tanto non ti importa. Appena volto la testa tu mi pianti in asso. Ma sì che mi importa. Devo essere diventata pazza. Sto rovinando la mia vita per te, inutilmente. Vorrei partire e non posso. Ma per l'amore del cielo, Joan, che hai? A momenti morivo. Hanno tentato di uccidermi. Ma scherzi. Vai a vedere la finestra della mia stanza. Dov'è? Là in fondo. Devono aver sparato da quella casa lì di fronte. Chi ci abita, lo sai? No, elevati da quella finestra, altrimenti sparano anche a te. Hai ragione. Joan, probabilmente la spiegazione è più semplice di quanto credi. Qualcuno puliva un fucile e gli è partito Mike, un colpo. Tu ti servi di me. Che dici? Non negarlo. Non mi hai messo per caso in qualche pasticcio? Qualche pasticcio in cui non dovrei essere? Ma io...
Io non so nemmeno di che cosa parli. Però sono veramente preoccupato. Non hai sentito niente? Ho sentito quando la pallottola ha colpito il muro. E quando ha rotto il vetro. Avranno avuto il silenziatore. Devi dirmi tutto quello che ti ricordi. Va bene. Prima ho aspettato circa mezz'ora che tu tornassi. Poi ho incominciato ad avere la sensazione che qualcuno mi osservasse. E quando me ne sono andata, di essere seguita. Ma hai visto nessuno? Non mi sono voltata. Ho pensato di essere nervosa per colpa tua e che un buon sonnellino mi avrebbe rimesso i nervi a posto. Mi sono stesa qui sopra. E appena ho appoggiato la testa hanno sparato. Forse non era diretto a te. Andiamo, sii serio, Mike. Ma sono serio. Mettiamo le cose in chiaro, Mike. Io ero innamorata di te, tu lo sai. E lo sono ancora. Ma non ti stupire se incomincio a farti delle domande. Io so che tu fai il corriere diplomatico. E che cosa te lo fa pensare? Ma i due orologi, se non altro. Dimentichi che mio marito era funzionario del Dipartimento di Stato? Ah, già. E naturalmente capisco che ti hanno messo in qualche pasticcio, che non c'entra con il tuo mestiere. E che adesso tu ci hai messo dentro anche... Io non lo volevo fare. Ma l'hai fatto. Non importa, Mike, sul serio. Ma adesso che ci sono dentro, devi dirmi almeno di che cosa si tratta. Joan, abbi fiducia in me. Ti avevo detto di stare lontana. E credi che sia tipo da allontanarmi da te perché tu sei nei guai? No, io resterò con te. Voglio condividere tutto con te. Rispondo io. Pronto? Yes. Venga giù in strada immediatamente. Aspetti. Ma chi era? Per me era Ernie. Mike. Non mi lasciare qui sola. Se vedi che non torno subito, no, chiama la polizia militare e parla col colonnello Cegol. Cegol? Esatto, fidati. Che anguilla. Lei è una idiota. È lei l'idiota se non ha capito come stanno le cose. In tutta la carriera non mi è mai capitato niente di simile. C'è qualche cosa sotto. Lei è assolutamente sicuro di questa Janine? Io non sono assolutamente sicuro di nessuno. Ma perché me lo chiede? Non crederà, spero, che io mi sia innamorata di quello sciocco e che sia gelosa. Ma mi pianta sempre per andare da lei. E ho pensato che potrebbero essere d'accordo. C'è qualche cosa tra quei due. Non le è venuto in mente? Non sarà difficile scoprirlo. Che c'è? È aspettato. Da chi? Janine. Dove? Eccola, là vicino al geraio. C'è qualcun altro con lei? Io non ho visto nessun altro. E che cosa vorrà? Le assicuro che non me l'ha detto. Lo sapremo presto. Io vado a fare due passi per quella strada. Lei stia qui e guardi se esce qualcun altro. Stia attento, giovanotto, che è pericoloso. Vipera maligna, bugiarda maledetta. Vuole raccontarmi qualche altra storia pietosa? Ho già sentito abbastanza. Io non mi sono esposta a questo pericolo. E quante ne ho sentite? Se mi viene ancora fra i piedi non rispondo di me. Allora lei ha saputo che io sono un agente sovietica, vero? Mi stupisce che lei lo ammetta. Le hanno detto tutto di me. Ha visto anche l'elenco? Le hanno spiegato che è stato Sam in persona a mettermici. E come lo sa? Vuole che non sappia che Sam mi ha messo sulla lista. Gliel'ho detto io di mettermici. No, ricominciamo con Sam. Ma quale protezione migliore per me che farmi mettere sulla lista? Per questo è venuta a cercarmi? Io sono venuta a cercarla solo per proporle un compromesso. Un compromesso? Con lei e solo con lei, prendere o lasciare. Se lei viene a casa mia, io... Ah, no, ci sono già stato a casa sua. E francamente non mi piace quello che ci succede. Ma qui non possiamo parlare. Quello è un mio amico. Su, continui pure, che mi sta affascinando. Senta, non sia cattivo con me, signor Kells, perché credo anch'io saprei essere cattiva. E credo che sarebbe molto conveniente per lei e per me se ci mettessimo d'accordo questa sera stessa, perché domani sarebbe troppo tardi. Ecco la chiave.
Che deve fare uno quando lei è sempre più pronta? Che cosa vuole questa volta? Non lo so. O è la donna più bugiarda che abbia mai conosciuto, oppure è una donna meravigliosa. Ci sa andare in via Capitolina? Ma lei non vorrà mica andare da... Io non ce la posso. Ci sono tanti altri tassi liberi. A Cegol non piacciono queste cose. Non me ne importa niente di Cegol. Voglio sapere la verità su quella donna per mia soddisfazione. Aspetti, aspetti, salga. Avanti, presto. Faccia presto. L'avete poi messo il microfono nel suo appartamento? Sì, l'abbiamo messo. Bravi. Allora sarà bene che Cegol o qualcun altro stia a sentire. Quella ci ha messo 10 minuti a trovarlo e a levarlo. Lei è matto se va in quella casa. Ha la pistola? Sì. La torcia elettrica? No. Guardi in quel cassetto. Ci siamo. Ehi, Kelly. Se si trova in pericolo, rompa una finestra. Lo faccia in qualsiasi condizione si trovi, così io vengo su. Va bene, rompo un vetro e lei viene su. Sì, sì. Non immaginerà che l'abbia lasciato così alla luce del sole. Ho fatto un modesto tentativo. Comunque sono qui. Mi aveva parlato di un compromesso. Stamattina, quando io le ho detto che non sapevo che Sam avesse con sé quel documento, non mentivo. Ma non mi importa se lei non ci crede, non mi importa più ciò che lei crede. Un momento, vuol farmi pensare che lei ha il documento? Io le sto dicendo chiaramente che ho il documento. Non prometto niente allo stesso. Sono state le domande che lei mi ha rivolto che mi hanno fatto dubitare di averlo. L'ho trovato e l'ho nascosto e poi sono venuta da lei. Vuol farmi credere che Sam le ha dato il documento senza nemmeno avvisarla? Sam ha fatto bene a fare così. Essendo un'agente sovietica, nessuno avrebbe potuto sospettare di me. Se mi avessero preso e torturato, come devono aver torturato lui prima di ucciderlo, non avrei parlato, perché non sapevo niente. Ha pensato che qualunque cosa gli succedesse noi ci saremmo incontrati e tutto sarebbe andato a posto. Non potevi immaginare che due persone alle quali voleva bene... Mi scusi. Cos'è questo documento, se ce l'ha? È in cifra. Non so di che si tratta, ma so di averlo. Qual è il prezzo? Avanti. Per voi o per i russi? Per i russi? Sì. E lei lo vede. A me sono una cosa terribile, vero? Ma provi un po' a pensarci sul serio. Se Platov, il capo del servizio informazioni sovietico, mi scopre e prima o poi finirà con lo scoprirmi, che cosa faccio io? Riuscirò a tenerla a bada se avrò qualche cosa da offrirgli. E sa qual è il prezzo che gli chiederò? La vita. Ah, non si meravigli, la vita. Una cosa è parlare di sacrificarsi e un'altra è sacrificarsi davvero. So cosa pensa lei, ma non me ne importa. Penso che tutto ciò è umano. Le prometto che tratterò con loro solo se mi obbligherete. Ma che cosa vorrebbe da noi? Voglio quello che Sam mi aveva promesso, la libertà.
Se lei garantisce per me e riesce a farmi andare in America come libera cittadina, io le consegnerò il documento. Prenda la sua roba e andiamo. Ma dove? Dov'è il documento? Ma non possiamo farci vedere insieme. Ci vado io, lei stia qui. Ho la macchina, c'è Ernie con me. No, 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 ci vediamo dopo. Vicino al mattatoio, fra un'ora. Ci sono passata a prendere a Trieste. Non risponda. Se fossero loro, interrompo. Pronto? Chi? Hai parlato con Mike? Sam! Ma stai bene? Sì, sì, sto sentendo. Chi? Sì, Mike è qui con me. Sì, sì, Sam, sì. Ma è impazzita? Sam è vivo. Sam, sei ferito? Pronto, pronto. Mi ha detto che è qui, è a Trieste. Sam Caru è morto, ho visto io il corpo. Ma gli ho parlato adesso, è lui, sta venendo qui, dobbiamo aspettarlo. Mi ha detto, di a Mike di aspettarmi lì da te. Lei in fondo è un'ingenua. Vorrebbe farmi restare qui ad aspettare che arrivino i suoi amici. Mike. Lei certe volte è superba nella sua ingenuità. Mike, aspetti! Mike! Io non le ho mai mentito, mai! Quanto si vergognerà. Stanno per arrivare i nostri amici. In orario perfetto. Che ragazza però. La guardi negli occhi e incominci a crederle, ti ci obbliga. Poi succede qualche fatto strano, ti danno una legnata in testa o... Sa cosa ha tentato di farmi credere adesso? Cosa? Che Sam Caru è ancora vivo. Vada a consolare la vedovella. Però la chiave di tutto è questa Janine. Quanto è furba quella donna. Non so da che dipenda, ma una specie di fascino che ti obbliga a starla a sentire. Io conoscevo una spia in Portogallo, se l'avesse vista che donna. Poi mi ha tradito perché un altro le dava i diamanti. Oggi è vincente. Perché? Perché ha corso un rischio simile? Certamente il documento non se lo sarà tenuto in casa. L'avrà affidato a qualche conoscente. A proposito, l'ho visto uscire da un negozio della Piazza Grande. Tails, adesso basta fare sciocchette, sennò il colonnello mi pela vivo, eh. Levi quel piede, avanti, lo levi! Lasci il motore in moto e tenga gli occhi aperti. Mi scusi, è un po' tardi, lo so, ma sono venuto per riprendere il mio orologio. Partiamo questa notte. Orologio? Sì, l'ha portato una signora oggi, una bionda, mia moglie. Posso averlo? Ma io non la ricordo affatto. Ma sì, è venuta solo mia moglie. Se la ricorderà, aveva un cappotto nero e portava una sciarpa intorno... Eccolo là, il mio orologio, quello lì nel mezzo. Ma la polizza? No, ma glielo posso descrivere minutamente. Guardi, lo vede questo segno sulla cassa? L'ha fatto una scheggia durante la guerra. E la dedica dice a Sam, sono io, a Sam l'equipaggio del Reliant. Eh già, ma ci vorrebbe la polizza però. Ma come lo saprei cosa c'è scritto se non fosse mio? Ah già, è vero, non potrebbe saperlo. 2000 lire. Bene, grazie. Buonasera. Buonasera, buonasera e grazie. Signore, signore, c'era dentro questo. Signore!
se lo vorrà tornerà a prendere. Mi porti all'albergo di Volata, devo levarmi una curiosità. Sì? Sì, lei probabilmente si metterà a ridere come ha fatto cieco. Ma è qui dentro. Lì dentro? Ma lei legge romanzi polizieschi. Sì. Purtroppo è uno di quegli orologi col coperchio a vite. Non voglio fare la figuraccia ad andare da Cegol e dirgli Eureka finché non ne sono proprio sicuro. Io lo aprirei dentro una cassaforte. Sa dove è Cegol adesso? È andata a aprire i bauli di Caruno, non so se alla stazione o in ufficio, non lo so. Beh, lei resti nella hall e lo chiami al telefono. Ma non gli dica niente dell'orologio, voglio solo sapere dove si trova. Spero che non ti dispiace di trovarmi qui. Sei come il prezzemolo. Dovevo star solo in albergo ad aspettare che mi arrivasse in camera un'altra pallottola dalla finestra? Perché non hai chiamato il colonnello cieco? Avevi detto che tornavi subito. Sei andato un'altra volta da quella donna. Senti, Joan, non ho proprio tempo di discutere, ho molto da fare, scusami. Non vorrai mandarmi via, per caso? Ti piaccio, no, mia cara, è proprio quello che sto per fare. Su, va a casa, fatti una bella doccia e va a letto. Staccata peggio di quei figuri del treno. Waterproof, antimagnetico, antiapertura, ma ti aprirò. Non ti disturbare. Sono proprio... Sì, Mike, sei proprio uno scemo. No, non ci provare, non faresti a tempo. Posalo qui sopra e fa la svelta. Qui sopra. Ora indietro. Muoviti. L'hai fatto con quella pistola il buco nel vetro? Meno domande, Mike. Non sono sul banco degli accusati. Già, perché sei a una bella distanza dal ricevuto. Per favore, niente prediche. Ne ho dovuto subire più che abbastanza a scuola tanto tempo fa. Io giuro fedeltà alla mia bandiera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non credere che non mi dispiace un po', Mike. Tu in fondo mi eri simpatico. Avrebbe potuto essere piacevole. Beh. Pazienza. Stavolta sono io che ti pianto, mio caro. La vedova. Si impara sempre. Ferrazza di cavalleria. Vado io. Mettilo lì sopra. Siediti su quella poltrona. Tanto di che. Ho tentato di telefonarle. E Cegol? Sì. Non c'era quando gli ho telefonato, le vuole parlare. Il caro Cegol. Tenga lei la pistola. Salve. Che sta facendo? Ah, non si arrabbi, colonnello, ho una buona notizia da darle. Anch'io ho una buona notizia da darle, Sam Carew è vivo. Cosa? Sam? Ah, colonnello, senta. Stia a sentire lei. Lei ha visto un corpo dilaniato e ha finito col convincere anche me che era Sam. Beh, Sam è qui con me in ufficio. Vuole che glielo passi? No, gli dica soltanto che ho trovato l'orologio. Ho fatto... Colonnello, ma dov'è Janine? Anche Janine è qui. Adesso stia a sentire. Dobbiamo farla finita con quella banda. Vada al numero 20 in via Porto. Ma siamo a prenderla. Ma faccia la scelta. Sì, subito. Tutto bene? Sì, arrivederci. Mike... Come vedi, in fondo sono sempre io che ti pianto. È destino. Tu viaggi spesso per il tuo mestiere, vero? La prossima volta che vai a Richmond nell'Indiana, c'è un caffè sulla piazza, vanno tutti lì la sera. Baci e di a qualcuno che l'ultima volta che mi hai visto mi stavo facendo molto onore. Ma molto. Sì, certo. Colonnello. No.
Sta perdendo tempo. Non può averlo il documento perché non gliel'ho dato. Mi permetto di dubitarmi. La credevo molto più furbo. Ce l'ho io. Non l'aveva a mio arrivo, ma l'ho adesso. Assolutamente nulla. Ma che? Anche qui niente. Vestitelo e fatelo sparire. E va bene, sono pronto a trattare con te. Devi accettare tutte le condizioni. Me le vuoi ripetere? Io vi consegnerò il documento soltanto quando avrò già passato il confine. Voi mi fornirete il passaporto e tutti i documenti, salvacondotto fino al confine e il biglietto per il piroscafo. Il denaro dovrà essere in valuta americana. Che ne vuole per sorprendermi, ma tu... È sorpresa che io voglia così poco. Sorpreso che tu mi abbia saputo ingannare così bene. E questo è un brutto colpo per il mio orgoglio. Allora più presto facciamo e meglio è. Vado a casa a prendere la mia roba. Non voglio che tu corra pericoli. Sono uscita due volte oggi senza essere notata da nessuno. E poi non creda che io ci voglia andare da sola, colonnello. Va bene. Senti, in passato nessuno è mai riuscito a nascondere niente a me. Non fa parte dell'accordo, ma quando mi darai il documento, mi dici dove era nascosto? Non fa parte dell'accordo, ma è assolutamente necessario che lei faccia uccidere l'americano. Osserva il tuo impegno e io farò altrettanto. C'è soltanto un piccolo favore che le vorrei chiedere. Ho dovuto impegnare due o tre vestiti. Questa è la bolletta. Possiamo andarli a ritirare, ne avrei tanto bisogno. Mi dispiace, ma è impossibile. In questo caso potrei lasciare il biglietto in regalo alla portiera. È un peccato che vadano perduti e lei è stata tanto gentile. Scriverò sulla busta soltanto il suo nome. Oppure lo scriva lei se vuole. Si chiama Anna, A-N-N-A. Purtroppo è al cinema questa sera. Quando saremo giù, lei stesso potrà mettere la busta nel banco del portiere in modo che Anna possa trovarla al suo ritorno. Naturalmente se lo può fare. Svegliando, gli do un po' di caffè. Guardi che ancora non gli ho detto niente. Beh, come va? Ma si sta riavendo. Gli hanno dato una droga, ma non è pericolosa. Sarà bene ricoverarlo all'ospedale, così tanto per precauzione. Colonnello. Colonnello, sono stato un idiota. Si sono impadroniti dell'orologio, vero? Si calmi, ormai è finito. La seconda telefonata che mi ha ingannato, quella fatta con la sua voce, a quella che era arrivata a Janine, non ci avevo creduto. Tutte quelle storie di Sam, ma quando ha chiamato lei, beh, sono stato uno stupido. No, sono stato io lo stupido nel giudicare quella Janine. Sì? Sa, nel mio mestiere si tratta sempre con gentaglia e si diventa cinici. Ho voluto per forza credere all'elenco, lei invece credeva al suo istinto. Ed aveva ragione lei. Janine lavorava per Sam.
Infatti ha mandato a quel paese i sovietici e ci ha dato il documento. L'abbiamo noi. No. E lei dov'è? Venga, prenda un caffè. No, grazie, non lo voglio. Succedono sempre le cose più strane. Uno si tortura il cervello per far combaciare le cose logicamente e poi succede sempre qualche cosa di impensato. La portiera della casa di Janine l'ha trovata col suo nome sopra, ma dentro l'apra Mike. Scritto nella parte interna c'è il vero indirizzo. Mike Hess presso colonnello Cegol, presidio americano. Ma il documento era qui? C'era la polizza di un banco di pegno. E al banco di pegno ho trovato il pezzo di microfilm. Ma io ero stato a un banco di pegno. Ed era proprio quello. Per cortesia verso il cliente, il padrone aveva pulito l'orologio, aveva trovato il pezzo di microfilm e l'aveva messo via in un cassetto. E chi ha detto Janine quando l'ha saputo? Per fortuna lei non l'aveva indosso quando l'hanno preso. Quindi l'incidente è chiuso e la sua missione è compiuta. Le resta solo da prendere l'aereo. L'incidente è chiuso? Per voi forse. Ma che ne è di Janine? Dov'è adesso? Non lo so. Ma come sarebbe non lo sa? L'hanno presa. Avete permesso che la prendessero? Che se l'ho detto tutto ciò che so. Ma venivano a prenderla. Quella telefonata con la voce di Sam era per farla restare lì e sapeva che l'avrebbero uccisa. Merito maggiore se lo sapeva. È andata con loro di sua volontà perché se ne accorgessero il più tardi possibile. Ma voleva soltanto la vita e la possibilità di andare in America. Lo so, Mike, è triste, ma questa è guerra. In guerra la gente muore. Ha salvato la vita di molti altri. È commovente che una che non era nemmeno americana si sia voluta sacrificare. E questo secondo lei basta? Vorrebbe liquidarla così, con due belle parole? Ma che posso farci? È partita con loro. Anche se sapessi dov'è, non avrei la bestia per intervenire. Non è cittadina americana. Io non ho autorità su di lei, ce l'hanno loro. È anche lei una vittima di questa guerra fredda. È molto triste, ma è così. Se si rassegna lei non... Ma sia ragionevole, non riuscirà ad altro che a farti uccidere, Kes. E lo faranno. Adesso non hanno più ragione di volerlo fare. È vero, non c'è che fare. Questa è una guerra come le altre. Adesso Ernie la porta in ospedale. Devo telefonare a Washington. Venga in ufficio domani. Io vorrei che lei mi capisse. Non lo giudichi male. Che cosa crede? Come non le dispiace anche a lui? Fino alla macchina le può bastare anche una coperta. Avrà chiesto di andare in un paese libero, quindi al di qua della cortina. Ernie, dove crede che si sia diretta? In Italia, in Svizzera o in Francia? È partita per la Francia? Ma che... Non c'è niente da fare ormai, ha sentito il colonnello. Stavolta non sarebbe più una quaglia, ma un bel bersaglio. E che abbiamo fatto di lei? E adesso me li dai i vestiti oppure devo andare così? E va bene, andiamo, 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 si muova! Ma che c'è, non può andare più presto? No, no! Andiamo! Andiamo! E muoviti! Per Milano, Genova, Parigi, al marciapiede 1. Il biglietto, per favore. Non ce l'ho, sono un corriere diplomatico. Corriere, verifica. Corriere diplomatico. E dove diretto? Ma non lo so, non ho proprio idea fin dove dovrò arrivare. Sto cercando una persona, una donna. Ah, sì? Sì, è una bionda, magra, più o meno alta così. Non sono neanche certo che sia in questo treno, ma se c'è l'avrà notata. Dovrebbe essere Concerti Russi. Deve essere la signorina nello scompartimento numero 7 della carrozza numero 12. Forse è la signorina nello scompartimento 7 nel vagone più vicino, l'accompagno... No, no, la trovo da me, grazie.
Ossequi. Capirà quale sia la mia sorpresa di vederla qui. Certo, e la capisco. Le dispiace se entro? Ciao, Gianni. Mike! Non le dispiace se sto un momento qui, vero? Non eccessivamente. Ero venuto solo a fare le mie scuse alla signorina. A farle le mie scuse e a manifestarle la mia ammirazione. Lei ha più anime di un gatto, amico mio. E lei lo sa. Però è bene che sappia che oltre a questa ho parecchi amici nei due scompartimenti adiacenti. Allora non ha proprio ragione d'aver paura. Ma ne ha lei. Quindi se ne vada. Ah, siete voi che in genere mi liquidate. Non voglio rubarvi un'iniziativa a cui tenete tanto. La prego, vada. No. Lei si sta cercando dei guai. È la verità. Non lo credo. Sarebbe strano che due americani morissero in treno a così breve distanza. Due americani che dovrebbero essere protetti dalla legge internazionale e dall'immunità diplomatica. Non credo che lei mi ucciderà, a meno che non sia assolutamente necessario. Basta che capisca che se lei lo renderà necessario, io violerò tutte le leggi internazionali con intima soddisfazione. A proposito di soddisfazione, Giannini, credo che le farà molto piacere sapere che ho ricevuto una lettera da Anna. Davvero? Assicuro. Anzi, scrive di dirle che lei è molto grata e che farà di tutto per dimostrarglielo. No, Mike, io non l'ho fatto perché volevo qualche cosa. Anna ha apprezzato molto la sua opera e le vuole dimostrare la sua gratitudine. Io non ho bisogno di niente, sto benissimo. Cerchi di capirmi. Capisco. Ma ci fermiamo? E visto che è fermo, io la consiglio di scendere. Forse ha ragione! Apra il finestrino! Di tremare. Tanta paura. Ormai è finita. È finita. Non posso crederlo. Pensavo che non finisse mai. Mi sento come devono sentirsi i morti il giorno della risurrezione. Grata per l'eternità. Ehi. Che cosa c'è? Ma sa una cosa? Questa è la prima volta che la sto guardando. La prima volta che la vedo come una donna. E allora?